insieme al presidente del Consorzio Vini Terre di Pisa, Nicola Cantoni, perché insomma, abbiamo altri numeri da suggerire, come il fatto che il brand sia nato a novembre con sette fondatori, un po' come i sette re di Roma, ed è già raddoppiato. Sì, diciamo, abbiamo fondato questo consorzio che, come detto te prima, è il Terre di Pisa, il quale ha l'obiettivo di sicuramente aumentare il numero delle aziende, tanto che siamo già in 14, e l'obiettivo è quello di promuovere il territorio che è stato abbastanza fermo per parecchi anni, quindi riuscire ad attirare presenze turistiche e ovviamente farle accomodare in un territorio magnifico. Quindi più aumentano le aziende, più è il pacchetto che proponete anche per intrattenere chi viene. Certo, le aziende devono aumentare, perché comunque se si fa sistema bisogna farlo tutti assieme. E per aumentare il marchio, per aumentare il volume del marchio, abbiamo bisogno di sicuramente aziende come quelle che ci sono qui nello stand, proprio perché più siamo, più riusciamo a promuovere con un marchio solido questo Terre di Pisa.